Ciao ragazzi, benvenuti in un episodio di Cucina col Pazzo. Oggi facciamo il pane di patate. Ecco gli ingredienti: 1 kg di farina, 350 g di acqua tiepida, un pochino di strutto, 2 patate, 20 g di sale, un cubetto di lievito di birra, un cucchiaio di zucchero e 4 cucchiai d'olio. Iniziamo col procedimento. Prima cosa, ovviamente, andiamo a prendere le nostre patate e le andiamo a lessare. Allora, ora si mondano le patate. E si vanno a passare. E si vanno a passare le passapatate. Allora, io inizio a fare l'impasto. Vado a prendere per prima cosa il cubetto di lievito e lo vado a sciogliere con 650 g di acqua, mi ero sbagliato prima, scusate. L'acqua è abbastanza caldina. E lo andiamo a sciogliere. Poi, se lo avete, potete aggiungere, appena sciolto il nostro acqua e il lievito, potete aggiungere lo strutto. Ecco, adesso vado ad aggiungere lo strutto, un pezzettino così. Poi aggiungo la nostra farina. Centimetri di sale. Poi prendo un cucchiaio. Vado ad aggiungere un cucchiaio di zucchero. 4 cucchiai di olio. Potete anche fare delle treccine. E facciamo il foro al centro. Se non avete la punta di una sacca a poche. E adesso andiamo ad impastare per qualche minuto. Poi successivamente andiamo ad aggiungere le patate. Qualche minuto vado ad aggiungere le nostre patate e vado a far girare per una decina di minuti. Ecco, l'impasto è pronto, adesso lo lasciamo lievitare per 3 ore, però quando mancherà un'ora alla fine della lievitazione lo andremo a mettere nelle teglie. Ci sono passate circa 2 ore e mezzo. Vado a prendere il nostro impasto, lo vado a togliere dalla planetaria e lo vado a mettere nelle teglie. Adesso vado a prendere un pezzo del nostro impasto, lo prendo per bene, lo vado a mettere nella teglia e lo lascio rilievitare per circa 30-40 minuti. Poi vado a cuocere in forno un'ora a 170 gradi e verso la quarantina di minuti abbasso a 150 gradi, forno ventilato. Ecco, appena pronto il pane lo andiamo a mettere su una gratella per fargli perdere l'aria sotto e farlo freddare. Ed ecco a voi il pane di patate, pazzo e mangiato!